Questa penso che sia la parte più complicata di tutta la serie di video che ho fatto comunque riguardante le impostazioni della macchina. Faccio questa premessa perché spero che riusciate a capire quello che vorrò dirvi e magari fatemelo sapere qui sotto se poi vi ho risolto qualcosa o se vi ho incasinato ancora di più la testa. Vorrei che ci soffermassimo un attimo sul concetto di fotografia. La parola fotografia è composta da due parole, foto e grafia, che vuol dire scrivere, diciamo, con la luce. Come si scrive con la luce? Facendo una foto. Attraverso la luce vediamo le cose. Stessa cosa, la macchina fotografica attraverso la luce ci dà una foto. Quindi la prima cosa importante che dobbiamo tenere a mente quando scattiamo una foto è: che luce abbiamo? E da lì iniziare a decidere quali sono le nostre priorità. Non è l'inquadratura, non è il soggetto, non è il tipo di fotografia, ma è la luce. Il concetto principale è la luce. Perché se non si impara a gestire la luce, non si scatta. Potreste avere davanti a voi il soggetto più bello del mondo, il paesaggio più bello del mondo, ma se non sapete gestire la luce, diventa un po' un problema. Quindi non guardate solo attraverso la macchina fotografica, ma guardate anche con gli occhi e imparerete a decifrare praticamente con l'esperienza. Anch'io piano piano me ne sto accorgendo che riesco a, mentre vedo magari il punto dove voglio scattare la foto, in testa mi vengono già le impostazioni da mettere della macchina. Fino a 2-3 anni fa non riuscivo a fare, dovevo guardare dal display della macchina. Secondo consiglio, fate una decisione. Decidete se scattare con cavalletto o senza cavalletto. Naturalmente ci saranno situazioni in cui non potrete utilizzare il cavalletto e ci saranno situazioni in cui dovrete usarlo per forza. Però vi parlo di tutte quelle situazioni extra in cui il cavalletto, diciamo, comunemente non viene usato. Tante persone scattano le foto ai paesaggi, magari senza cavalletto di giorno, giustamente perché se siete pieno sole, non c'è una nuvola in cielo e quello che avete davanti a voi è tutto perfettamente limpido, terso e cristallino, non avete bisogno del cavalletto. Io invece utilizzo il cavalletto e ho scoperto che utilizzando il cavalletto si può aggiungere dei dettagli o aggiungere delle cose già a livello di scatto che poi mi posso evitare di fare a livello di post-produzione. Posso inserire dei filtri graduati, magari non dei filtri polarizzati, però dei filtri graduati magari, che mi permettono di avere magari un'esposizione di un certo tipo in alto e in basso invece un'altra. Questo è un esempio, naturalmente io lo applico a quello che faccio, ma spero che voi riusciate a estrarne quello che può essere utile a voi. Se scattate in RAW e scattate leggermente sottoesposto, anche se siete in situazione di luce a palla, vi renderete conto che poi in post-produzione, se andate a fare delle correzioni sulle luci, sulle ombre, sui punti di nero, sui punti di bianco, la foto, diciamo, ne trarrà dei benefici. Se invece scattate sovraesposto, l'andare a bruciare al bianco è peggio che l'andare all'oscurire. Quindi dovete imparare a impostare bene la macchina. Non soffermatevi a guardare la luce soltanto sul soggetto, magari, che avete davanti. L'errore che si fa spesso è quello di esporre perfettamente il soggetto, magari in primo piano, ma bruciare tutto ciò che c'è dietro, oppure lasciare troppo scuro ciò che c'è dietro. Non vado oltre perché comunque si entrerebbe in merito a altre cose e se no questo video viene di 6 ore. Una volta capita e imparata a leggere un po' la luce, dovrete anche capire come gestirla. Se volete una sovraesposizione totale della scena, dovrete usare più il tempo e l'ISO. Se invece volete una sottoesposizione o una sovraesposizione più dettagliata, sia più legata anche alle ombre e ai piani di messa a fuoco, dovete usare la F. Questa è molto soggettiva come cosa, quindi dovrete anche voi valutare sul momento che tipo di scatto volete fare. Tutto ciò è da abbinare anche all'utilizzo del flash. Nel caso qualcuno di voi utilizzi il flash, non per forza per fare studio, fotografia da studio. Per esempio, io utilizzo tantissimo il flash per fare le macro. Ci vogliono F molto lunghe, profonde, che mi vanno a scurire la scena e quindi io devo illuminare artificialmente quello a cui sto scattando, altrimenti mi viene tutto buio. Tenessi il diaframma in questo modo avrei molta più luce, ma il soggetto non mi verrebbe a fuoco. Sulle vostre macchine troverete anche nelle varie impostazioni la priorità dei tempi e una la priorità del diaframma. Questo è un aiuto che vi può dare la macchina, se siete alle prime armi, diciamo che è per metà manuale e per metà
ve la imposta in automatico. Se andrete sulla priorità dei tempi, naturalmente quello che voi andrete a impostare in manuale saranno i tempi, e quindi la F e l'ISO saranno impostate in automatico dalla macchina. Viceversa, se andrete a priorità di diaframma, i tempi e l'ISO verranno impostati automaticamente dalla macchina e voi imposterete soltanto il diaframma. In alcune macchine è possibile anche mettere dei limiti in cui l'automatico può andare, quindi magari mettere un limite all'ISO, mettere un limite al tempo. In conclusione, il consiglio che vi do è: imparate a conoscere la vostra macchina fotografica. Quando scattate le vostre foto vi dovete sbizzarrire, vi dovete divertire. Naturalmente studiate, imparate le nozioni base della fotografia, imparate a leggere la luce, a gestire la luce, e quello si impara col tempo naturalmente, però imparate a fare anche quello, ma soprattutto leggetevi i manuali delle macchine fotografiche. Io vi ho dato le linee guida per scattare delle foto normali, però conoscendo bene l'oggetto che avete e che state utilizzando migliorerete molto anche il vostro scatto. Non è la macchina fotografica che qualifica il fotografo. Se uno non sa scattare, può avere anche la macchina a 7.000 euro, 8.000, 10.000, 20.000 euro, ma tanto sa scattare. Iscrivetevi al canale, guardate qui sotto in descrizione perché trovate tutti i link alle pagine Facebook, Instagram e Flickr, dove pubblico tutti i miei scatti. Trovate anche tutta l'attrezzatura che utilizzo. In più, se voi vi iscrivete al canale e cliccate sulla campanellina, signore e signori, la campanellina vi fa arrivare una notifica quando io pubblico i video. Dite: ma io mi ero perso questo video perché non lo avevo visto. Ecco, se mettete la campanellina non ve lo perdete. Vi saluto, vi auguro tante belle cose. Ciao, a presto!